Pochi ci avrebbero scommesso, ma tra Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi l'amore va a gonfie vele. La coppia, nata nella scorsa stagione nello studio di Uomini e Donne dove lui era tronista, è sempre più unita e innamorata, anche se qualcuno è ancora scettico. Per esempio, qualche giorno fa la bella ex corteggiatrice aveva pubblicato su Instagram una dolce dedica al suo fidanzato, ma nel giro di poche ore si è vista arrivata una frecciatina davvero avvelenata da parte di un hater. È incredibile la vita, chi l'avrebbe mai detto che poco meno di un anno fa i nostri occhi si sarebbero incrociati per la prima volta. Ogni giorno è come il primo, aveva scritto la Dionigi sotto a una bella foto di loro due abbracciati durante il loro ultimo viaggio a Londra. Tra i tantissimi like e commenti, è spuntato anche quello al vetriolo di un utente. Riferendosi al passato, quando Lorenzo non aveva ancora le idee chiare sul percorso da prendere a Uomini e Donne, l'utente in questione ha scritto: peccato che la prima volta che ti ha incontrato non ti sia in culo asterisco asterisco a di pezza. Ma la risposta di Claudia non si è fatta attendere, infatti nella vita ci vuole la bellezza vero. Che superficialità, ha replicato lei, ricevendo immediatamente il supporto di tanti altri follower. Commenti feroci e frecciatine a parte, come detto tra Claudia e Lorenzo non c'è alcuna aria di crisi, anzi. In una recente storia caricata sul suo profilo, la Dionigi ha voluto svelare un segreto di Lorenzo e della loro vita di coppia ai suoi fan. A detta di Claudia, l'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe infatti una passione, o meglio, un'ossessione culinaria particolare. Allora raga, dovete sapere che Lorenzo è fissato con le trofie al pesto, ha spiegato tra le sue storie non so quante volte alla settimana me lo fa fare. Per fortuna è facile da preparare, poi la ventottenne che nella storia ha poi mostrato poi un pacco di pasta e un barattolo al gusto di pesto già pronto, si è rivolta direttamente ai suoi fan, e voi cosa cucinate?